questa didattica. Dunque, noi in realtà siamo un po' in ritardo, però nel senso che stiamo aspettando uno degli autori della collana Voices, che è Paolo Mastroianni, che si è perso in San Salvario. Come sapete è un quartiere di San Salvario fantastico per questo, no? Perché ci si perde tra i santi, ci sono molti santi, tra battaglie risorgimentali, tra strade che sembrano molto simili, ma in realtà in cui io col tempo ho cominciato a capire che la grammatica di lettura, no, di San Salvario invece è molto chiara. Detto questo, è vero che una città, come diceva il compagno Walter Benjamin, una città si rivela alle persone attraverso il modo in cui le persone si perdono, si smarriscono e quindi permettono quella che lui chiamava la flânerie, no? Cioè la flânerie, ovvero quello che volgarmente in napoletano, no, diciamo in italiano si dice il cazzeggio, no? È un cazzeggio, diciamo, pedonale, nel senso non avete una direzione precisa e camminate e ci si perde, no, attraverso i vari luoghi. Abbiamo anche i maestri, il maestro cantante autore dei Sans-Papiers, quindi un clandestino, che è un gruppo che lavora molto anche nel quartiere. Allora, aspettando, io direi, anticipo quella che era l'introduzione, è un piccolo gioco, no, che volevo fare con voi. Allora, perché la casa editrice si chiama Sottovoce? Perché la collana di cui mi occupo si chiama Voices? E poi capiremo perché in questa collana ci sono le voci che ascolterete. Allora, devo dire che sono molto ossessionato da un po' di anni dall'idea della voce degli scrittori, al punto di aver dedicato anche in un romanzo qualche anno fa, per esempio, alla ricerca della voce di Cesare Pavese. Ma non la voce in senso letterario, chiaramente, quella che trovate nei libri, no? Tra le righe. No, proprio la voce fisica. Ho cercato per un anno e mezzo, due, tra Parigi e Torino, la voce e Roma, proprio la voce fisica, perché di Pavese non esisteva la registrazione, cioè esisteva, si sa che esiste da qualche parte, ma nessuno l'ha mai sentita. Allora, perché questa cosa? Perché dalla voce si possono capire molte cose. Faccio un esempio: molti di voi conoscete George Orwell, no? Fantastico, no? Cioè, illuminatissimo, no? Lui si definiva un anarchico conservatore. Fantastico, eh? È bello essere anarchici conservatori, no? Oggi è quasi più rivoluzionario di essere comunisti qualche tempo fa. E dunque, per esempio, non so se avete mai sentito la voce di Orwell. Ecco, sta tornando. Perhaps we should start with you telling us a little about yourself. I like English cookery, English beer, French red wine, Spanish white wine, Indian tea, strong tobacco, coal fire, candlelight, and comfortable chairs. Geniale quelle risposte, non so chi parla inglese, però gli piace il cibo inglese, esattamente, forse l'unico che è l'Indian tea, no? Okay. Cioè, ora io sono convinto e potrei convincervi, se avessi più tempo, del fatto che attraverso proprio la voce fisica di uno scrittore potete capirne la voce letteraria, cioè quello che si dice appunto quando voi leggete un bel libro, un bel romanzo, dite: questo romanziere, questo autore ha una voce, no? Ha un passo, si dice anche. E infatti, così, giusto era per giocare un attimo con voi, per esempio, conoscete Milan Kundera, no? Sì. Sì. E dunque, io ho avuto la fortuna di frequentarlo per un po' a Parigi, la conosco la voce, e vi assicuro che ho capito
la letteratura di Kundera, anche quei bicchieri di vino che ci siamo bevuti insieme e le barzellette che ci raccontava. E però, cioè, raccontava le barzellette? Sì, sì, Kundera racconta le barzellette fantastiche. E lui, no, perché appunto l'altra cosa, no, perché tutto il, se voi leggete, che penso che ce l'abbiano gli amici, no, Beppe e Malvina, qui il più bel libro per un romanziere, no, una sorta di Bibbia che è l'arte del romanzo, no, scoprirete come da Rabelais in poi, cioè lui parla appunto del romanzo come del il riso di Dio, lo chiama, no, cioè nel senso è quando il comico, ma un comico che non è da intendersi come un genere, no? Come un cabaret di Ghisino, un driving, no, proprio come una visione del mondo, irrompe, no? Nella letteratura attraverso il romanzo. Il romanzo è l'irruzione proprio del comico, quindi del rivoluzionario, se vogliamo, sorriso, all'interno di una poetica, di un poeta. E la voce di Kundera è... E maintenant quand je suis en France, au contraire, l'espace est touché comme ça. Alors je me sens très, pas tchécoslovaque, naturellement, mais je me sens très mitteleuropeisch, n'est-ce pas? Oui, vi assicuro, questa qui è un'intervista del 66, da allora non ha più fatto interviste, un'intervista a Pivot. 30 anni dopo, quando l'ho conosciuto, io parlo sempre lo stesso accento boemo, fortissimo, no? Però vi assicuro che nella voce degli scrittori, pensate l'orazione che fa Moravia per Pasolini, no? O pensate a Calvino quando a un certo punto è in una manifestazione contro il regime di Franco. Calvino, cioè nessuno di voi immagino, si immagina Italo Calvino incazzato, cioè nel senso è fuori quasi dall'immaginario proprio comune, perché lo si immagina come una, no, un razionalista, come un galileiano, no, quasi della parola. Eppure esistono le registrazioni bellissime in cui lui proprio irrompe con una voce che si spezza, si rompe su un'arrabbiatura che era politica, ovvero contro un interlocutore che pretendeva che il regime di Franco fosse una democrazia. Allora, dicevo, le voci, quindi voices, è molto importante, e quindi volevo, è una voce a cui tengo molto. Di questo genere, e che secondariamente i problemi sessuali vanno considerati nella loro giusta misura, e cioè di riproduzione e di esaltazione della famiglia e della specie. Sono reduce di un mondo di scandalizzati. Tu, Moravia, ti scandalizzi o no? No, mai, assolutamente mai. L'unica, insomma, potrei dire che mi scandalizza la stupidità, ma poi non è vero neanche. Io penso che bisogna sempre cercare di capire che c'è sempre possibilità concreta di capire le cose. E le cose che si capiscono non scandalizzano, tanto più vanno riferite a un giudizio, e il giudizio è legittimo, ma non a scandalo. Una voce, come dice, è riconosciuto, no? Chi erano i due che parlavano? Piccolo, colui o colei che dovesse indovinare di chi erano le due voci avrà uno dei libri in omaggio, la dedica. Bravo. Voilà. Mario, vedi che tu vuoi provare. Allora, aspetta così, allora, un secondo, finisco. Allora, ci siamo, è arrivato anche Paolo Mastroianni, lo applaudiamo. Dunque, la collana è tutta qui, cioè i primi 5 libri, siamo usciti in blocco. E due parole, giusto sulla collana di cui mi occupo, è appunto Voices, ha una grafica, abbiamo deciso così, progettato insieme a Paolo Pedrazzi, che è l'editore, un progetto grafico che fosse pulito, perché la letteratura all'interno è molto sporca, non nel senso di maleducata, e quindi ho chiesto appunto a un amico, un fotografo francese, Philippe Schillinger, con cui collaboro da molti anni, di realizzarci le copertine.
Quindi volevamo un gesto molto contemporaneo, okay, all'interno di una grafica molto pulita, semplicemente appunto con una frase che potesse in qualche modo suggerire un po' il passo, la voce del romanzo. E in particolare poi questa cover, che è del libro di Mario Capello, che qui un applauso anche a Mario Capello. Voilà. E dunque che è una Molotov, per capirete perché. Io direi, se siete d'accordo, quindi di entrare nel vivo, no? Quindi di questa collana, di questa, soprattutto ringraziando i compagni librai, appunto, che ci hanno invitati. E la prima in assoluto, per la prima volta in questo momento, ci sono i cinque libri, le cinque creature tutte insieme, che stamattina sono arrivate direttamente dalla tipografia. Quindi siamo molto emozionati, non siamo molto, però è un bel momento. E, dunque parleremo stasera insieme a voi, in qualche modo, leggendone anche dei passaggi di questi due romanzi, che sono appunto Midland Metro, che è del maestro Paolo Mastroianni, e Tutto quel vuoto, appunto, Mario Capello. Allora io direi una cosa, quindi voi mettete in prima fila adesso. Io sono in prima fila, siamo un pochino. Super, questa qua è la copia tua, quindi ricordatela. Ok, anzi te la do subito così non... Allora, come va? Evitiamo di usare il microfono, così sentono la vostra voce. Assolutamente. Sì. Sì. Anche perché quando si entra in una libreria e il silenzio è un falso silenzio, no? Perché comunque immaginate, cioè uno è, per esempio, presentare un libro che c'è una sola persona in una libreria non è vero, perché comunque ci sono almeno altre, cioè 4.000-4.500 persone sono allineate, no? Negli scaffali. Cioè uno presenta un libro a, non so, a Franz Kafka, no? Piuttosto che a Musil o a Gombrowicz, no? Quindi, tanto per non farci sentire il peso della cosa, il nostro agio, adesso presentiamo il nostro libro a Kafka. No, poi ci sta pure Moccia, E poi ci sta pure Moccia, grazie. O Faletti, no, nel senso che... No, i ragazzi hanno... credo che sia stato espunto. No, lo dico, è... Dunque, però ecco, abbiamo quindi Paolo Mastroianni, che al suo secondo romanzo, autore di un primo romanzo, io lo chiamo romanzo perché è un polittico che è uscito per Effigie, il cui titolo era Altrove, e che è un libro che è stato considerato da molti veramente come uno dei migliori libri di questa nouvelle vague campana. Paolo Mastroianni vive a Caserta, è nato a Caserta, pur lavorando come ingegnere, diciamo, in diverse parti del mondo, ed è stata questa esperienza che lo ha in qualche modo, no? Che ti ha suggerito il quadro in cui si svolge la vicenda di cui parleremo stasera. E per quanto riguarda Mario Capello, si potrebbe dire di Mario Capello che è un po', diciamo, che è il più giovane della, anagraficamente. Abbiamo anche un esordio che vi giuro che è fantastico, di cui sono molto fiero, che è di Anna Maria Papi, che è un esordio letterario a 82 anni. Sì, ma 82 anni potrebbero essere 28. Quando su Nazione Indiana abbiamo pubblicato alcuni suoi racconti, un commentatore disse: brava la ragazza. Una cosa molto, molto bella da sentire e da leggere. E beh, poi di lei vi diremo più in là. Appunto, Mario Capello si potrebbe dire quello che a Torino, che è una cucina comunque di... cioè, Torino ha... sicuramente sta giocando un ruolo, no? Nella cartografia del romanzo in Italia in questo periodo, e di Mario Capello potrei dire quello che hanno detto di Giorgio Vasta qualche tempo fa, ovvero si dirà che di Mario questo è l'ultimo libro, come se ne avesse scritti altri 10 prima. Solo uno. Prima. Invece, però perché questo? Perché in realtà Mario è nel mondo editoriale, letterario da molti anni, lavora, collabora appunto con delle vere e proprie imprese, no? Diciamo, editoriale, letteraria. Poi è mezzo.
Esattamente. Le majors e le minors. Le indie. Le etichette indipendenti. Anche le etichette indipendenti. Ed è un romanzo, anche questo qui, di cui vi diremo immediatamente. Io vi proporrei, se siete d'accordo, no, di fare una strana contaminazione. Dopo. No, non era questo, no. E che io direi, perché dà anche, vi racconta un po' com'è il nostro progetto. Abbiamo detto quello grafico, quali sono le caratteristiche, quello letterario lo scopriremo appunto chiacchierando. Dal punto di vista della dinamica, della struttura, è un'etichetta indipendente, indie, no? Diciamo, talmente indie che... Indie, cioè ci si guarda, no? Proprio indie, proprio altro che prima, seconda, terza guerra indipendente, proprio diciamo nel... E in qualche modo gli scrittori, autori sono anche editor, perché lo sono veramente, cioè non c'è amatorialità, diciamo, non ci sono, diciamo, dilettanti allo sbaraglio in questo progetto. Per questa nostra, questa qui è una nostra ammiraglia in qualche modo. Però sapete che le cose di qualità non necessariamente hanno gli strumenti dal punto di vista materiale, no? Di cui avrebbero bisogno. Allora che cosa succede? Che abbiamo appunto, come nelle band, no? Diventa il bassista e anche tecnico del suono, no? Oppure si occupa delle luci il cantante e fa il comunicato stampa il batterista. Siamo un gruppo di persone, di autori che ricoprono diversi campi. Allora la cosa più bella è che Mario ha lavorato come romanziere, come editor sul romanzo di Paolo. Allora credo che sia molto interessante che del romanzo ne parliate voi due, in modo da poter anche dare delle tracce a chi magari vorrebbe capire un po' che cosa succede, no? Dietro le quinte di una narrazione, no? Appunto, e perché si arriva a un certo punto alla forma definitiva, no? Che è quella che si trova in un libro. Vi va questa cosa? Possiamo provare. Chiaramente è un mese che stiamo dicendo, che avremmo fatto così, però era per dare l'idea, no? Di una cosa improvvisata. Quindi io proprio me ne vado, no? Da, raggiungo la mia fidanzata Giulia che è lì e vi lascio con i vostri libri. Con i nostri libri di cui dobbiamo parlare, diciamo, di me. Esattamente, una cosa... No, del tuo padre. Ah, ok, del mio padre. Quindi, signore e signori, mesdames et messieurs, je suis très content de vous présenter à ma droite Mario Capello, à ma gauche Paolo Mastroianni. Francesco Forlani, direttore editoriale. Anche esce in sordina e sarebbe un peccato dopo una così bella introduzione. E allora comincerei io a dire qualcosa sul romanzo di Paolo. Prima del romanzo. Prego. Personalmente una cosa sulla casa editrice e su Francesco. Personalmente Francesco ha accennato al primo libro che mi è stato pubblicato, è un libro che ha avuto riscontri lusinghieri e a quale sono seguiti poi delle proposte, una serie di proposte interessanti. Io ho sentito, c'è un mondo editoriale abbastanza stanco, abbastanza spento, ho sentito... Dicevo, io ho sentito un istinto che quell'istinto che si sente quando che ti guida e che senti che non ti riporta verso cose buone, ho sentito l'istinto di andare di raccogliere questa invito di Francesco e di insomma andare incontro a questo paio di editori molto molto entusiasta. Quindi insomma è una bella avventura, un'avventura con cui, su cui ci siamo buttati con veramente con entusiasmo. Io preferirei, se mi sentite sì, tutti, sì, preferirei fissare sul microfono, se è per voi va bene. Sì, poi si sentono gli echi, cioè. Allora, io vorrei cominciare così.
parlando del libro di Paolo, che lavorandoci, e poi quando abbiamo dovuto decidere cosa mettere nella aletta di copertina per parlarne, riassumendolo, e soprattutto per parlarne dal punto di vista dell'aspetto anche formale, no? Perché poi alla fine ci interessa anche quello, oltre alla trama e tutto il resto, dovevamo trovare, bisogna trovare delle formule per raccontare un libro velocemente, in poche battute. E quando ci stavo pensando, dopo averlo letto più volte, averci lavorato con lui, quello che mi è venuto da scrivere era stato, poi l'abbiamo ancora cambiato, perché poi le cose si limano sempre, si mettono a fuoco, eccetera. Però la prima cosa che mi era venuto era una ballata a più voci. Una ballata perché il romanzo di Paolo è terribilmente musicale. È terribilmente musicale perché la sua scrittura è molto, tende molto a curare il ritmo e a una fluidità di dettato che diventa una sorta di risacca, di marea che ritorna, di cose che sentono ritornare come degli echi. Ed è una ballata a più voci perché Paolo ha tentato, e secondo me è riuscito a fare una cosa che è molto difficile, ovvero che è un po' un miraggio anche, in realtà è il miraggio che c'è all'interno di qualsiasi tentativo romanzesco, che è quello del romanzo polifonico, nel senso che ci sono più voci di questi vari personaggi che raccontano il proprio pezzetto di una storia che è comune. Una storia che non va intesa nel senso forte del termine, non è un romanzo di trama, direi, sebbene succedano molte cose, ci sono delle belle agnizioni, delle belle scoperte, anche dei colpi di scena, direi. Però non è una trama forte, non è un icons, è una storia molto comunque quotidiana. E queste persone raccontano, ciascuna di loro, il proprio pezzetto e mettono il proprio sguardo sulle cose, quindi diventa effettivamente una ballata di voci che si incrociano. La cosa che a lui è riuscita e che trovo è quasi miracolosa è che, nonostante la sua impronta stilistica molto forte, nonostante si senta moltissimo il suo stile, e quando lo comprerete, lo leggerete, vi accorgerete che Paolo ha una voce tutta da scrittore, visto che parlavamo di quello, nello stesso tempo è riuscita a farla convivere in maniera naturale con delle lievissime differenze di accento tra le voci dei vari personaggi. Di conseguenza è riuscito a non trasformarle tutte, non è solo Paolo Mastroianni che parla, che scrive attraverso questo libro, ma effettivamente ciascuna delle voci che raccontano questo libro ha il proprio accento, il proprio suono particolare, all'interno però di un suono, di un ritmo complessivo fortissimo, perché tra l'altro il romanzo va velocissimo proprio perché è come un flusso di musica e di voce, di racconti, di storie, di cose. Poi vedremo dopo che cosa, però che vanno verso un finale che è molto poetico. Direi. Sì, è un viaggio nei pensieri dei vari protagonisti. Cioè, come se immaginate una telecamera che si sposta nella mente di varie persone, fotogramma dopo fotogramma. Mi piaceva l'idea di qualche cosa, qualche modo di puro che toccasse l'essenza di un personaggio non interpretato, non mediato da uno scrittore, da un io narrante. Quindi è stata una sorta di sfida, ho scelto una serie di personaggi, il libro è ambientato, ho girato un po' di posti del mondo, ho lavorato come ingegnere in un po' di posti del mondo, e questo libro è ambientato in Inghilterra, in una Birmingham multiraziale, multietnica, che in qualche modo ha anticipato delle tematiche, delle problematiche che poi si ripropongono a Torino come tutta l'età. E quindi la sfida è stata scegliere dei personaggi che vivessero una vita, una difficoltà della quotidianità fatta di contesto familiare, di integrazione, di contesto lavorativo, di integrazione diciamo con culture diverse, e però calare questa telecamera all'interno, sopra, nei pensieri di ciascun protagonista. Quindi c'è una serie di fotogrammi che si susseguono
illuminando spesso lo stesso episodio, la stessa vicenda, in modo da far emergere quella che è la bellezza della personalità individuale, della percezione individuale, della individualità, originalità del punto di vista. Quindi questa è un po' la ballata. C'è questo, diciamo, gruppo di personaggi che si passano il testimone e sono fotogrammi, diciamo, brevi, dipende un po' dalla circostanza, che però si lasciano, insomma, si inseguono in questa corsa. E tra l'altro nel libro ci sono due cose che mi piacciono moltissimo all'interno di questo libro. Uno è che al proprio centro, come nell'ultimo periodo, negli ultimi 3-4 anni, libri che ho amato di più, che mi sono piaciuti di più, in particolare quelli italiani, sono dei libri con dei protagonisti che lavorano, cosa che non è così scontata che i personaggi dei libri lavorino, in particolare dei romanzi italiani, dei personaggi che lavorano e che amano il proprio lavoro. Un esempio sommo potrebbe essere La dismissione di Rea. L'anno scorso è uscito questo romanzo di Alessandro De Filippi, di cui adesso non ricordo il titolo, che però è tutto legato, incentrato sull'amore per il proprio lavoro, e ci sono casi analoghi. Adesso è uscito anche quello di Cavina, Scavare una buca, non c'è lo stesso amore, però si parla di un lavoro. E al centro del suo romanzo c'è un personaggio che si identifica totalmente, ma in maniera positiva, con il proprio lavoro, e incarna un po' quell'idea che è stata molto di moda, purtroppo forse abbiamo un po' perso, del lavoro che effettivamente produce l'uomo e ne fa una persona anche per bene, con dei valori, che viene un gioco di parole, quasi la metatesi tra le due sillabe, valori e lavori, forse non una casa, purtroppo lo stiamo dimenticando. E si identifica e si forma letteralmente come persona attraverso il proprio lavoro, che ama e ci si identifica, senza annullarsi, ma anzi crescendo grazie al proprio lavoro. E l'altra cosa bella che amo, l'altra cosa che ultimamente mi piace molto, che ho trovato in questo libro e che Paolo sa fare molto bene, è avere al centro, al cuore, dall'altra parte, una donna che parla di sé in maniera diretta, che è letteralmente una protagonista, tra l'altro. E questo, forse anche in questo periodo, delle donne protagoniste, che, cioè, siano concretamente padroni anche del proprio destino, come si vedrà, è sempre bello. E tra l'altro Paolo riesce molto bene a renderle queste voci, che sono voci che portano dei messaggi, delle visioni del mondo, come diceva lui, uno sguardo sulle cose molto diverso, le fa convivere e ci orchestra una storia che funziona fino alla fine e che coinvolge nonostante la sua quotidianità. Cioè, non succede niente particolarmente eclatante, però funziona, coinvolge molto. Vuoi leggere il pezzo? Legge Francesco, lo leggo io? Il tre. Lo leggiamo in tre. Dunque, allora, leggeremo un piccolo passaggio, il cui titolo, il titolo appunto del capitolo è L'apertura, facendo un po' il clan d'oeil, no? Alla, a quella di oggi, quella di ieri, che è già da ieri, è l'apertura del... Allora comincio io, poi. Ok. Allora aspettiamo un attimo che il ricambio generazionale. Scusa, a porta rossa. Ci siamo. Di nome come? Siete pronti? Sì? Domenica 30 maggio, 99 ore 5:10, Galli, casa Yoshi. Le nuvole che corrono col vento, la notte che non vuole terminare, silenzio e buio fitto, soltanto poche auto, la testa insegue il rombo del motore, le ruote sul bagnato, un uomo che la guida, lo vede con chiarezza la mia testa, bianco, la carnagione bruna come un italiano, la barba nera incolta di due giorni, lo sguardo intenso, sprofondato nei pensieri. Qualcuno deve dargli delle armi.
Appuntamento alla stazione della metro, il luogo giusto, lo spazio, la quiete, la fine del rumore del motore, l'auto che si ferma, l'uomo chiude distrattamente lo sportello, i suoi pensieri proiettati in quello che verrà. Le mani nelle tasche del cappotto avanza nel vialetto illuminato che conduce alla stazione, non c'è nessuno. Di lato il buio della campagna, un po' si guarda intorno, si abitua a quel silenzio, poi si appoggia al palo del lampione, lo sguardo che si allunga sui binari che avanzano oltre la banchina sfidando la campagna. Da lì dovrà arrivare ciò che aspetta. Aspetta, pensa, aspetta. Lo sguardo pensieroso non si accorge del movimento alle sue spalle. Tre uomini, passi felpati, tre uomini malvagi, sguardi decisi da assassini, due che camminano affiancati, il terzo un po' più indietro, il terzo che comanda, lo sguardo pieno d'odio. Martin, Martin, il volto trasformato, adulto, più cattivo che mai, potrebbe impietosirsi. Guarda l'uomo appoggiato al palo del lampione, quell'uomo non è il padre, è un europeo, ma Martin la sua testa si convince che sta vedendo il padre. Dentro sente tutto l'odio per quell'uomo, non può lasciarlo andare, è deciso ad ammazzarlo. Deve pensare a come lo farà, come ordinerà di farlo ai due scagnozzi che camminano davanti. La decisione di un istante, la notte che non vuole terminare, il sonno che non viene, che non porta mai riposo alla mia testa, la metro che aprirà domani e porterà sciagura. Sicuramente starà sognando la cerimonia di inaugurazione. Oh. Sicuramente il padre si sta girando dentro al letto, dentro e fuori dal suo sonno, nella sua testa gli ultimi lavori, il dispiacere per suo figlio che non si è ancora ritirato. Martin, l'inquietudine di Martin, l'insofferenza per il padre, l'odio per la metro. Chissà se qualcun altro sa le cose orrende che la metro porterà. La metro chiaramente è una metropolitana leggera che collega Birmingham a Wolverhampton. Ore 7. Hope, la figlia di Gaudi, del personaggio della metro. E dopo l'ultimo discorso il primo treno partirà. Ci saliranno la principessa con papà e tutte le persone importantissime. Andranno avanti e indietro per la linea da Wolverhampton a Birmingham. Poi partiremo dopo una decina di minuti sul secondo treno, insieme all'altra classe che è stata sorteggiata, e dopo il nostro treno inizierà il servizio vero e proprio. Partiranno gli altri treni e tutte le persone che vorranno saliranno dentro ai treni. Siamo stati davvero fortunati ad essere sorteggiati per l'inaugurazione della metro. Chissà se è già arrivata a Birmingham la principessa Anna e dove dormirà. Chissà se è sorridente come in televisione o sui giornali, non vedo l'ora che si fa domani, speriamo che il tempo passi presto. Mohan, casa Yoshi. Ci saranno proprio tutti, politici, manager, pezzi da 90, e più verrà la principessa, tutti a raccogliere la propria dose di applausi, di sorrisi, tutti impettiti a fare a gara chi riesce meglio a dire senza dirlo. Io sono il più importante, soprattutto grazie a me che Midland Metro è stata costruita. E io sarò sul palco, accanto a loro. Così diverso mi ha invitato in prima fila, in rappresentanza di quelli che la metro l'hanno costruita. L'incarnazione del lavoratore scrupoloso. La calma e la pazienza nello sguardo di chi non si scoraggia dinanzi al sacrificio. Il volto e l'espressione dell'uomo a cui affidarsi senza sentirsi minacciato. Troppo onesto per essere attirato dal potere, l'appartenenza a un'altra razza a cui sono interdetti i veri posti di potere. Già immagino gli sguardi compiaciuti nel notare la mia faccia rispettosa accanto a loro, l'Inghilterra che si vanta di saper accogliere altre razze, di saper restituire dignità. Discorsi su discorsi e poi sorrisi. E noi che abbiamo lavorato lì, dimessi e muti, contorno di una festa che è così poco nostra. Eppure lo meriteremmo. Un giorno tutto nostro, un giorno spensierato di allegria o almeno un giorno di rispetto. Un capo serio che ringrazia tutti noi per tutta la fatica, ci guarda e ci ringrazia con uno sguardo vero, pochissime parole, ci dà stima e forza per riuscire a incominciare altrove un'altra volta. Paolo Mastroianni. Dunque, è inutile dire che chiunque acquistasse questo libro al termine di questa presentazione potrà godere di una dedica, diciamo, di Paolo,
pratica molto, come sapete, rara nel mondo della letteratura, e che quindi già questo dovrebbe portarvi, invogliarvi alla cosa. Non solo, su Nazione Indiana, settimana prossima, sono un redattore di questo blog letterario, vedrete, chiunque appunto navighi in rete, un'intervista che ho fatto a Rosaria Capracchione, sapete, giornalista, scrittrice importante per noi, oltre ad essere una nostra amica, da cui siamo stati, insieme Paolo mi ha accompagnato alla Caserta, a montare il suo letto, no? Perché in realtà aveva traslocato da poco e cioè, non sapeva come montare questo letto. Allora vi dico che, no, che Paolo Mastroianni, essendo romanziere ma anche ingegnere, appunto è stato un costruttore assolutamente ineccepibile. Questo vuol dire che chiunque dovesse acquistare 3 copie, per esempio, del libro di Paolo, potrà, dopo essere stato da Ikea o in altri luoghi, diciamo, contare sulle virtù, diciamo, ingegneristiche del romanziere qui vicino a me, accanto, come grande almeno quanto Gadda, sapete, altro ingegnere, diciamo, romanziere. A questo punto io direi una cosa, abbiamo qui con noi anche il tuo fratello gemello, no? Giusto? Sì. Allora fate bene attenzione, perché io so che voi due, anche tu sei uno scrittore, un saggista, un antropologo, diciamo, importante. Fate attenzione, guardateli bene, perché io so, ditemi se è vero, una leggenda metropolitana, che vi presentate di più uno al posto dell'altro quando l'altro non può. Non ci pensa a me. Non lo fate? No, lo facciamo. È una leggenda. Io so, Mario mi ha detto, cioè una mia amica ha detto, una volta è venuto, però mi sembrava quasi che non l'avesse scritto lui quel libro, e quindi non è vero allora. Non l'ho letto. Ma no, ok, perfetto, quindi non. Si è smarcato. Si è smarcato. Dunque, allora, io direi a questo punto passiamo al secondo libro e poi termineremo questo nostro brevissimo incontro, perché sapete, come diceva Jacopone da Todi, il parlare non deve andare oltre, no? Una certa misura, quindi restare breve. Il breve parlare sull'uomo delettare, diceva Jacopo Minatore. Che non è, sapete, un presentatore televisivo, no? Il libro di Mario, che ho seguito, diciamo, nel ruolo del primo momento, io farò una brevissima introduzione e ti farò delle domande, invece. Sì. Guarda, come alla radio. Come alla radio. Dunque, il libro di Mario è un libro interessante almeno per 3 ragioni, per 3 motivi. Uno, perché è un libro che si interroga su un fatto, fatto misfatto, diciamo, che nella patria di Vico, per cui tutto ritorna, no? Deve sempre tornare, il famoso ciclo, no? Dell'eterno ritorno quasi della storia. È un libro che Mario, che è di una generazione più giovane, no, rispetto alla nostra, si interroga sugli anni di piombo. Chiaramente in una storia difficile, basta pensare ai recenti fatti di Cesare Battisti, no, che hanno ritrovato, no, strane, fondamentalmente trasversali alleanze a livello di come raccontare questa storia che non passa, no? È difficile parlare di questo, se ne è parlato molto, si è scritto molto su questi anni, però secondo me la capacità di Mario è stata quella di, da una parte, di introdurre una novità, ovvero Mario è una terza generazione, no? Rispetto, se pensiamo che dagli anni 60 fino alle ultime, le nuove BR, no? Che erano il 2000-2001, abbiamo almeno 3 generazioni che si sono confrontate, no? Su questa cosa. Magari anche semplicemente perché si era i figli di, oppure si era i cugini di un simpatizzante, oppure, cioè, di fatto è una storia che ha coinvolto migliaia di persone, al di là dei cioè, delle persone che si sono un po', che erano un po' nella prima linea, diciamo, la seconda, di una storia così terribile, terrificante. È inutile dire che nella visione del narrante non c'è nessun perdono, cioè non c'è né il pilatesco, ma un romanzo è al di là del bene e del male, quindi comunque
non è a me stabilire chi è stato e chi non è stato, e questo è già coraggioso. E due, perché delle posizioni si vincono e che non sono assolutamente, scordandoci o passato, insomma, facili, sono problematiche, no? Sì. E quindi stabilisce un legame attraverso anche degli ulteriori legami, ed è molto interessante come, sapete, Giorgio Agamben, quando ci fu un momento in cui si parlò di amnistia, era prima delle seconde, delle nuove Brigate Rosse, no? Parlò di amnistia come amnesia, no? Cioè come una pratica che veniva proprio, ma anche in Italia, con, ricordate, nel, dopo la seconda guerra mondiale ci fu un'amnistia generale che era un oblio in qualche modo che la nuova democrazia si accordava per andare oltre, no? Era molto interessante come noi invece non riusciamo ad andare oltre perché c'è qualcosa che nel meccanismo ha rotto, no? Questo ingranaggio normale di una democrazia. E la cosa straordinaria è che tutta la vicenda, non vi dirò il plot, diciamolo, quella della fabula, non è importante, perché tutto quello che accade all'interno della storia avviene in contemporanea attraverso anche qui una voce femminile. Cioè, più che una voce femminile è una memoria femminile, ma più che una memoria femminile è una memoria deficitaria, perché è una donna confrontata, no? Con una malattia, no? In realtà, che comporta un'amnesia interna. Quindi il personaggio, il narrante, che è combattuto tra un, in qualche modo, sparare gli ultimi colpi, no? Come si dice sessualmente a volte, e il, e invece il fare proprio una sconfitta assoluta storicamente, no? Del meato periodo, si confronta con un'amnesia che è in atto, un oblio che è in atto attraverso la figura. Infatti non è un caso che, appunto, e qui introduco poi Mario, te come, abbiamo scelto come frase finale, c'era: in lontananza, verso la rete che ci separa dalla strada, si muovono le sagome scure di mia madre e Beata, che la regge per un braccio con la premura che noi abbiamo disimparato, come abbiamo dimenticato troppe cose. Io mi emoziono sempre quando la rileggo, perché cioè, abbiamo disimparato, no? In qualche modo, come dimenticato, no? Certe cose. Allora, una domanda volevo farti, Mario. Qual era l'obiettivo, se c'era un obiettivo, no? In questa narrazione? Devo usarlo questo. Non so, voi mi sentite se parlo senza per farlo. Allora, l'obiettivo. Io preferirei, poi magari parlo anche dell'obiettivo, però vorrei dire le tre cose che mi hanno fatto germinare dentro questo romanzo, che ha avuto quindi una gestazione discreta, discretamente lunga. E sono tre cose che mi hanno colpito e che si sono installate dentro, lì hanno cominciato a propararsi, a propagarsi, eccetera. Sono innestate. Uno è un episodio di vita. Pomeriggio, mentre stavo andando al lavoro, ormai 3 anni fa, davanti a un portone di un palazzo borghese, di una zona bene di Torino, davanti a questo portone ho visto una signora sui 70 anni, era in ciabatte, e questa signora non riusciva a entrare dentro la porta, non riusciva a entrare dentro il portone, era lì immobile, che guardava il proprio riflesso nel vetro con le chiavi in mano. E si vedeva che era smarrita. Io sono un bravo ragazzo, fondamentalmente. Cioè qualcosa, no, lo so. Ho qualcosa del Boy Scout e non posso evitare di aiutare le signore anziane in difficoltà. E quindi mi sono avvicinato. E si vedeva che era in un momento molto difficile. E pensando che non ricordasse, si vedeva che non ricordava qualcosa, pensando che non ricordasse dove abitava o a chi dovesse suonare, eccetera, eccetera, le ho chiesto che cosa avesse. E la signora mi ha mostrato il mazzo di chiavi e ha indicato la porta.
e l'ha fatto con un tale struggimento e un tale dolore per l'impossibilità di ricordare che ho capito in quel momento che la signora non aveva scordato il suo numero civico e neppure il nome sul campanello. Aveva scordato cosa fossero le chiavi e cosa servissero. Era arrivata a un tale punto di smarrimento che non sapeva più cosa fosse quell'oggetto che aveva in mano e come si usassero le chiavi. La cosa, io l'ho aiutata, tra l'altro, le ho fatto vedere come funzionava, ho aggiunto il mottolino, le ho aperto la porta, poi ho chiamato una persona di vicino che è le stesse accanto, sono andato al lavoro. Però da quel momento l'idea che qualcuno che si possa arrivare, suppongo per una malattia, mi auguro che non fosse soltanto l'invecchiamento, che si potesse arrivare a dimenticare una cosa così quotidiana, così nostra, così banale, come l'utilizzo delle chiavi mi ha sconvolto. E così ho cominciato, mi è rimasta questa immagine, ho cominciato a interrogarmi sulla memoria, su quello che succede quando uno smarrisce i pezzi. L'altra cosa che volevo raccontare in qualche modo, che volevo mettere su carta, o che volevo provare a mettere su carta, mi è capitato quando ho letto di questi tentativi di nuclei combattenti, non le nuove VR di Desdemona di Ocean, che erano dei guerriglieri veri, che uno ne possa pensare, ma dei loro imitatori di pochi anni dopo, che qualche anno fa sono stati arrestati in una di queste operazioni di polizia che potremmo anche chiamare preventive, perché ogni tanto succedono, ogni tanto vengono, in particolare in momenti di crisi, quindi aspettatevi tra poco che venga arrestato qualche nucleo di comunisti combattenti, e che erano stati arrestati prima di aver compiuto qualsiasi azione, non hanno fatto niente, sono stati arrestati per aver tentato di riformare le Brigate Rosse. Queste persone, da quello che ho letto sui giornali, si limitavano a progettare dei tentativi di attentati, studiare la prassi rivoluzionaria, scrivere dei volantini che tenevano per sé e sparavano, ogni tanto si allenavano a sparare e andavano a sparare nell'orto di uno di loro. Questa persona aveva un orto e ogni tanto si trovavano lì, avevano delle armi che avevano recuperato in qualche modo, forse arrivate da qualche deposito degli anni di piombo, non si sa bene, comunque sparavano nell'orto di una di queste persone. A me questa cosa che ci fossero delle persone che uscivano di casa un pomeriggio, dopo aver detto alla moglie o alla mamma, perché uno abitava ancora con i suoi genitori, vado a giocare a calcetto con Giancarlo, e poi andavano nell'orto e sparavano facendo finta di essere le nuove Brigate Rosse, perché a quel punto ancora non lo erano, mi ha colpito moltissimo. E questa era la cosa che volevo mettere nel mio romanzo. Queste due cose sono unite. La terza è più strana, è più sottile, e spero di essere riuscito a renderlo con la scrittura. Ed è la nostalgia che provo per certi posti di Torino in cui non sono mai stato. Però proprio uno struggimento, una nostalgia. Ci sono dei punti di Torino che io immagino nella testa, perché magari ci sono passato in fretta dal cavalcavia o col treno, li ho visti soltanto per un attimo, no? Certi cortili ombrosi, certe stradine con l'acciottolato ancora, con l'erba che spunta, con le macchine parcheggiate al tramonto, così, e mi provocano una nostalgia, come fossero legati alla mia vita, anche se non c'entrano niente. E io volevo riuscire a tenere insieme queste tre cose qua, che mi imbattono. La nostalgia per dei luoghi dove non ero stato, e trasmetterla attraverso la mia scrittura. Quella malinconia un po' che prendo pensando a quei momenti lì, a quei posti lì. La signora che aveva smarrito anche il senso delle chiavi e queste Brigate Rosse che erano Brigate Rosse come non so, come noi possiamo andare a giocare a calcetto o a basket nel mio caso. E questo è tutto quel vuoto, è il romanzo che ho scritto, tutto quel vuoto. Dibattito! No, succede? Dibattito, no! Dibattito? No, però delle domande. Allora, per chiudere con la parte recitativa,
facciamo un omaggio ai maestri e ai compagni librai e vi leggerò, veramente è la prima volta che lo leggo pubblicamente, non è vero, in realtà abbiamo già fatto quello che sarà appunto il prossimo titolo che uscirà a giugno di un autore francese che si chiama Régis Joffrey, che è un autore appunto pubblicato da Gallimard. Non abbiamo ancora pagato i diritti, abbiamo avuto il contratto. Diciamo, sono io quello incaricato, dice, no, stanno arrivando i soldi, cioè, abbiamo una sagoma in Italia. È un libro di 1000 pagine, che sto traducendo io, e allora, un libro che ha vinto il Goncourt in Francia, ha venduto 80.000 copie, in Europa è stato comprato solo dai turchi e da noi. La domanda ci sono fatti, ma i turchi hanno pagato, cioè, proprio... E in realtà è veramente per me un gran colpo, perché è bellissimo, sono 500 micro storie, micro narrazioni di una pagina e mezza. Questo libro è stato portato in tutti i teatri di Francia con i grandissimi attori che hanno letto ognuna di queste storie. Io ne leggo questa qui e capite perché parliamo di una letteratura in qualche modo nuda, cruda, crudele, ma non per questo non vera. Il titolo, allora, in ordine alfabetico, sono tutti i titoli, questo qui appunto è uno delle ultime, si intitola Un volgare cancro da operaio. Non vi toccate, cioè, proprio... Vado, vado sul tappeto delle storie, questo è il tappeto da cui partono le... Sono arrivato a Roissy, con un quarto d'ora di ritardo, l'aereo era già decollato. Per fortuna, visto che si è schiantato al di sopra dell'Atlantico. Preferivo mancare al mio appuntamento a New York piuttosto che perdere la vita. Mélanie, un'amante di vecchia data, congedata, non aveva perso tempo. Quando sono rincasato, aveva già svuotato casa con un semirimorchio noleggiato da Kilutu. Succedono, non prendete aereo. Su questa cosa, crisi cardiaca. Un ospedale in sciopero. Un dottore reclutato sul campo che detestava la cardiologia. Rene artificiale, preferiva di gran lungo la nefrologia. Morto. Sepoltura ad opera di 2 imbranati che si sbagliano di tomba. Eternità in compagnia di bare nere che non fanno altro che affossarmi il morale già basso. A proposito di al di là, una specie di hangar, macchine ridotte a relitti, Dio che assomiglia a un meccanico e mi sgrassa con un lubrificante. Mi guardo attorno alla ricerca di angeli e invece pipistrelli. I santi, sentite i santi, animaletti troppo brutti per essere mai esistiti sulla terra. La Vergine Maria che fa del nudismo con un seno piatto e il bambino Gesù che porta nella vulva come una mamma canguro. Me ne sono risentito e mi pento di non essere rimasto a letto quella mattina invece di prendere un taxi per Roissy. Potete da oggi in poi parlarmi di metafisica, di religione, di medicina. Non ho più fede in nulla. Rimpiango la ditta in cui lavoravo da più di 17 anni e dove il capo mi stimava al punto da mandarmi ogni anno un cartoncino con su Babbo Natale e la sua firma, autografo, ad ornamento. Mia moglie mi ammirava. Mia moglie mi faceva delle foto perfino sulla tazza del gabinetto, dal momento che mi trovava sexy in ogni circostanza.
Mia figlia era ai miei piedi, mio figlio mi supplicava di accordargli una sospensione di pena quando, rincasando dall'ufficio, lo molestavo con la canna e la carabina, facevo la vita agiata e gradevole di un dirigente. Andavo a cena ogni mese con gli ex compagni di corso alla scuola superiore di commercio, ragazzi e ragazze realizzati, con cui ubriacarsi, ridendo sotto banco, dei nostri superiori di grado e che sotto sotto noi ammiravamo come eroi. La gioia di vivere, ecco i miei averi. E qui, signori, è fantastico, ascoltate bene perché sono sicuro che voi condividete quello che lui scrive. Chi non ha mai conosciuto la vita d'ufficio non saprà mai nulla della felicità. Esercitare un potere, convocare dei poveri cristi per ridarguirli, vederli uscire dalla stanza con i pantaloni fradici di piscio per il licenziamento temuto quanto il nerbo di bue dai condannati alle colonie penali. Partecipare a riunioni in cui sotto i vostri occhi si gioca il destino internazionale dello yogurt. Trascorrere il weekend davanti al computer per rifare il mondo con Excel. È vero che avrei fatto a meno di morire. Però l'infarto è un supplizio degno di un presidente di società. Un volgare cancro da operaio mi avrebbe umiliato ancor più di una nota di biasimo della direzione generale. Io volevo fare una domanda. La domanda, il dibattito. È vero. Vuoi fare il dibattito? Vai, che mi maledirete tutti. Domanda. Vai, domanda. Volevo fare una domanda a Mario. Pensavo a Paolo, vai. I tre elementi ispiratori, apparentemente, per chi ancora non ha letto il libro, sono estremamente lontani. Ecco, io sto libro lo voglio comprare. Sì. In che misura, solo un piccolo accenno, senza poi svelare il plot, sì. In che misura, qual è il fil rouge? Il fil rouge è la voce narrante, molto banalmente, cioè il protagonista che racconta di sé, racconta di cose che gli stanno accadendo e che gli sono accadute, perché ci sono due tempi nella storia, due tempi verbali che sono due tempi dell'azione, cose che gli sono accadute e cose che gli stanno accadendo in quel momento. E poi racconta delle cose che si è perso e ha questo rapporto con la madre che è arrivato allo stremo della perdita della memoria, questo rapporto molto intenso con la madre. E poi questa persona succedono delle cose perché ha un passato e quindi si ritrova bloccato dentro un presente a causa del proprio passato. Ecco, e lui è il fiore da bravo protagonista, fa quello. Altre domande? Io non ho capito, perché si chiama Voices? C'entra con quello che dicevi all'inizio sul sentire le voci? Poi per la polifonica, che era una struttura? Tre diverse ragioni, diciamo, alla genealogia del nome. Una era l'importanza che si accorda a delle voci un po' fuori dal coro, ovvero delle letterature, degli stili, che probabilmente non godono della, tra virgolette, del mainstreaming, no? Cioè un po' di quello che viene richiesto, no? E quindi delle voci fuori, ok, un po' fuori dal coro, sottovoce, perché in qualche modo si voleva che queste poetiche, questi stili, queste letterature. Dico letterature perché appunto si tratta di scrittori non solo italiani, eh? Abbiamo appunto degli scrittori francesi, inglesi, indiani, diciamo che saranno 15 titoli all'anno. Di dov'è la casa editrice? Più o meno, come? La casa editrice dov'è? La casa editrice è a Pavia. Ah, quella di Pavia. Cioè diciamo è a Broni, però appunto io sono qui a Torino, Paolo è di Caserta, abbiamo Anna Maria Papi che è di Firenze, c'è...
appunto Mario che è di Torino, abbiamo Binaghi, Walter che è di Milano e abbiamo Giacomo Sartori che è di Trento. Comunque in realtà appunto non c'è una collocazione, anche questo è un po' fuori voce, perché in genere le etichette indipendenti tendono a geopoliticizzarsi, no? E quindi a raccogliere un po' le voci, non so, del appunto piuttosto meridionali, no? Piuttosto nord-ovest, no? Nord-est, eccetera. Accade questa cosa, diciamo, che risulta vincente per la stampa, no? Dice, ah, no, la nouvelle vague, la letteratura del nord-est, no? Là, no? Escono fuori, no? Giulio Mozzi, Sartori, no? Eccetera, no? Diciamo, la nostra sì, no? È una nuova idea di mondo, no? Quello che si diceva ieri con Stefano, Giangrando, perché quelli fanno al coro perché non rientrano in un genere ben definito. Assolutamente, ci sono dal punto di vista genere sicuramente. Hai i cinque libri che ti giuro, secondo me sono. Vabbè, chiaramente è una curatela. Cinque. Sì, sono tutti e cinque. Potrebbero essere riferiti a cinque generi proprio differenti, ma in realtà esiste appunto un fil rouge che è dato da questo sguardo, diciamo, diretto con le cose, uno stile che non è, tra virgolette, come dire, confortevole, no? Cioè non si prende in giro, né prende in giro il lettore. Io direi anche un'altra cosa, che tra l'altro siamo tutti scrittori che non lo esibiscono lo stile, cioè non viene messo così in primo piano da schiacciare il lettore, ma allo stesso tempo lo stile c'è. Cioè anche questa. Lo stile, l'apostrofo, lo stile, no? Lo stile, cioè proprio la penna, cioè sono dei romanzi molto scritti perché molto meditati, ma non troppo. Sì, no, dal romanzo storico, no, di Binaghi, che è un romanzo ambientato appunto in epoca, no? Diciamo romana, post-romana, al romanzo picaresco di Anna Maria Papi, no? Che per dire, cioè l'attacco di Anna Maria Papi, siamo in pieno 150esimo, no, dell'Unità d'Italia e c'ha tutti i paragrafetti, dice, dove si racconta dell'incontro casuale dei due protagonisti e ne scaturisce una fiumana di avventure all'insegna delle affinità elettive ed effettive. La sera che Garibaldi uscì di casa dimenticando le chiavi del cavallo, furono in parecchi a lamentarsi delle sgasate e faceva in su e in giù col vecchio Garelli che non gli partiva. Garibaldi su Garelli, passi. Dopodiché scoprirete che era un modello del 74 costruito in Uruguay per le esportazioni in Angola, che a strage finita dichiarò di non aver più bisogno di scooter che si tenessero l'acconto. Forse dovresti dire però la formazione che gli hanno da dove arriva? Anna Maria era redattrice di Tom Modern negli anni, fine anni 40. Tom Modern era la rivista di Jean Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Dagli anni 50 agli anni 80, Forte dei Marmi, appunto, e tra Forte dei Marmi e Firenze, ospita appunto, non so, Eugenio Montale, Carmelo Bene, di cui è produttrice e aiuto regista dei primi due film che vi fa, Un Amleto di meno e la seconda appunto che fece per la Rai, amica di, cioè, è una persona incredibile e questo è il suo primo romanzo e, ma vi assicuro che è una bomba, cioè, e quindi dicevo è un ci sono diverse, per risponderti, no? Ci sono appunto diverse chiavi, ok, però cioè poi i cinque libri così come graficamente, no, sono assolutamente compatti. Non verrà. Sì, io vorrei riuscire a portarla perché appunto ha un po' di problemi di mobilità, però l'altra cosa su mobilità, abbiamo appunto, è uscita da poco un'intervista che avevo fatto quello su Carmelo Bene ed è una persona assolutamente incredibile, quindi diciamo che questo è un po' il percorso. La stessa cosa Sartori, è un autore crudelissimo, molto molto amato, molto conosciuto nel nord-est, sarebbe un equivalente di un Baiani a Torino, ecco, Trento Bolzano, vive a Parigi, è un agronomo, vero, non un perito agrario, perché non si chiama K. Sì.
No ragazzi, io vi, scusate perché normalmente ho sempre un po', sono abbastanza cool, tranquillo, però sono emozionato perché questi libri ci sono costati tantissimo in termini di energia, di cose, se ci aiutate cioè a diffonderli, nel senso a leggerli, amarli, questo è quello che si chiede, io ve ne sarò grato per tutta la vita e poi vi dirò, vi presterò appunto Paolo Mastroianni per montare il letto, Mario e Gemello che appunto possono essere venduti insieme, quindi... Ma io non so montare il letto. E poi Anna Maria che potrà raccontarvi le storie assolute. Anna Maria la potete anche contattare via Facebook, è una smanettona della Madonna, sì, è una, è geniale. In questo momento su Nazione Indiana c'è questa cosa, che l'intervista che gli ho fatto. Però scusate perché c'era un passaggio, vabbè, se ci sono domande le abbiamo così, se ci sono domande ancora, cioè ci sono delle notti bellissime, va bene, non ci sono altre domande, no? Grazie allora ancora.